Sono Primo Franco e ci troviamo a Valdobbiadene, presso l'Olino Franco, che è l'azienda che il nonno Antonio ha fondato nel 1919. Questo paese a nord di Venezia, dove da sempre si è coltivato questo vitigno che si chiama Glera, che viene utilizzato per fare questo spumante di Prosecco. Siamo un'azienda familiare, direi una famiglia di artigiani del Prosecco, perché negli ultimi 20 anni, a partire dal 1999, gli sforzi maggiori sono stati dedicati alla produzione e alla ricerca di vini che provengono da piccolissime parcelle, per dimostrare quale sia la differente dignità che può avere questo vino. È una terra molto speciale, lo scheletro è molto alto, c'è questa dolomite rosa che si mescola assieme alla parte fertile del terreno e le radici delle viti si incastrano fra le rocce e il terreno fertile. Sono Silvia Franco, una delle figlie di Primo e Annalisa. Rappresento la quarta generazione nella nostra cantina. Per arrivare a questo risultato c'è una minuziosa attenzione alla qualità, che inizia dalla scelta delle uve in vigna e poi dall'arrivo delle uve stesse in cantina. La seconda fermentazione in autoclave, fatta durante tutto l'arco dell'anno, ci permette di mantenere un vino fresco nel momento in cui viene imbottigliato e quindi poi bevuto. Il Prosecco è in effetti un vino spumante tipicamente italiano, che è apprezzato in tutto il mondo per la sua giovinezza, per la sua freschezza, la sua facilità con cui viene bevuto ogni giorno in tanti momenti della giornata. Io sono Annalisa, moglie di Primo. Ho collaborato con mio marito nell'azienda fino a quando ho cominciato a dedicarmi all'ospitalità di Villa Barberina. Abbiamo l'orgoglio di avere 3 singole vigne che rappresentano l'eccellenza del Prosecco. Riva significa un vigneto molto, molto ripido. La Riva di San Floriano è un luogo dove si è sempre coltivata l'uva. È un promontorio che esce dalla montagna, si affaccia parte sulla piazza principale del paese e parte si affaccia sul piccolo villaggio di Roma. Dalla collina di San Floriano si può vedere il vigneto di Grave di Stecca, che è una cosa straordinaria perché è praticamente un piccolo clos, chiaramente cintato da un muro con uno speciale microclima, e dove nel 1992 abbiamo piantato il nostro primo vigneto da una selezione massale di legni da vecchie viti. L'ultimo nato è Nodi, che è ancora una volta questa piccola vigna, un luogo che si chiama Col del Vento, quindi anche un luogo molto romantico, sta per dire colle ventoso, dove vivono piante vecchissime di Glera, piante che hanno più di 100 anni, che potrebbero raccontare la vera storia del Prosecco. Nodi per ricordare la velocità del vento e Nodi nello stesso tempo per ricordare la nodosità delle piante che ci sono.